Radio DJ, DJ Chiam Italia fino a mezzogiorno. Ciao, ciao, dai, ciao, su, fare la svelta. Dai, sarà carino. Il nuovo degli Example, ma te lo metti a casa tua. Ok. Ma se è proprio il genere musicale che a me piace molto, sì, è proprio gli anni '80. È vero, però come l'hai detto, il Blue Vertigo inglese. Ma certo, ma tu come l'hai detto? Hai detto, ok, c'è anche il nuovo, però intanto hai messo. Nick, ma che c'è che ti stai grattando come un gorilla? È la nostalgia dei capelli? Senti, sono rimasti solo due pidocchi che fanno pattinaggio qua. A parte che io i capelli ce li ho, color carne, ma ce li ho. Poi ascolta, i pidocchi non esistono dall'epoca di Avanagana. Avana che? Avanagana. Vabbè, senti, piuttosto sono un po' preoccupato perché, non so, forse è lo shampoo della mia fidanzata, che dici? Quello lì con l'essenza di umeboshi. Ume che? Umeboshi è un estratto di una bacca giapponese, lei è fissata con i prodotti giapponesi, tu li usi? Ma una volta ho fatto il bidet con il wasabi, igiene intima estrema. Ma tosta, altro che il tuo paracadutismo. Oh zio, ce l'ha a scambio o sei stata a letto con una medusa? Non so cosa pensare, Paolo, è da stamattina che mi gratto. E cos'è che ti fa pruritane? Lo so, potrebbe essere un'allergia, lo stress magari. Cosa lo stress? Ma se sembri Gandhi che si è fumata una camomilla, quale cazzo di stress vuoi avere tu? Cosa pensare? So io che cos'è. Cos'è? Questa è allergia al nickel. Il nickel? Il nickel è una cosa tremenda, è dentro ogni cosa, nelle monete, è dentro qualsiasi cosa. Cioè, tu pensa che mio cugino, poverino, ai tempi d'oro, quando l'avevano arrestato, dopo due giorni di galera è dovuto scappare perché era allergico alle manette. Poverino, quindi cosa faccio? Ce l'ho io un'idea, ti do una mano io, devi liberarti tutta la roba di nickel che c'hai addosso. Quindi le monete? Le monete, i bracciali, le banconote! Nelle banconote, dentro la filigrana c'è il nickel, tutte. È una roba tremenda, ti fa malissimo. Aspetta, c'ho, controlla bene. C'ho l'orologio. L'orologio è una roba pericolosissima, dammela a me! Aspetta. Perché questo qua, se non stai attento, è capace che ti devi portare per tutta la vita i guantini, tipo quelli di Topolino, se no peggio! Grande successo con l'argomento legato ai sentimenti in questa puntata di Wikileaks. Stanno arrivando molti messaggi, ricordiamo i numeri se ci volete scrivere: 347-342-5220 oppure anche via mail diretta@dj.it. E poi tra poco sentiremo anche qualcuno al telefono. No, va bene, allora ti... Oh, però mi raccomando, perché me l'ha regalato la mia fidanzata, Paolo. Come se fosse in cassaforte, dovremmo insieme da... Ci tengo, Figurati, adesso vatti a lavare in frettissima, lava bene, unghie, piedi, mani, tutto quanto, perché sennò Topolin, viva Topolin, capito? Allora vado. Vic, Topolin, viva Topolin! Schifo. Taroccato. Grazie al caffè. Hai visto com'è combinato Vic? Sembra un appestato. Povero, mi fa un po' pena. È anche un po' schifo. Anzi, forse mi fa più schifo che pena. Che cos'ha? Guarda, non lo so, lui dice che ha allergia, ma secondo me si è preso una malattia strana, tipo quelle africane. Sai, di quelle che ti svegli un giorno e sei morto. Ma no, dai, ma non è possibile. Ma secondo te? Ma se ti dico di sì, lo sai che lui e la sua fidanzata vanno a fare quei viaggi in quei posti strani del meridione tropicale? Quelli coi poveri, no? Ho letto su Glam che basta un niente, una puntura di zanzara e sei allergicato per tutta la vita. Come la maledizione di Tutankhamon. Speriamo che non sia contagioso, io ho un figlio. Certo. Tu stai arrivando. Perché Silvetta scappa così di corsa? Robe di donne, sai, c'ho il period. Senti, non è che mi manderesti questo fax, lo farei io, ma proprio Robby non c'è. Non ti preoccupare, mettilo pure lì sul banco, ci penso io. Grazie, Figurati. Grazie. Riguardati. Anche oggi i messaggi vertono tutti su quell'argomento lì che comunque noi abbiamo lanciato. Vabbè, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo fra poco. Wikileaks torna tra poco. Ma che c'hai oggi? Dai, ma non si riesce a lavorare, sei messo peggio di questi qui che chiamano Wikileaks.
Non è che ti sei preso i funghi in piscina? Ma no, guarda, lo escludo categoricamente, perché quando vado in piscina metto sempre le ciabatte. In effetti i funghi non fanno starnutire, mi sa che ti ho detto una cazzata. Magari ti sei preso un'infezione polmonare che ti inibisce le vie respiratorie portandoti gradualmente a un'asfissia degenerativa. No, ascolta, dottora Rosso, al posto di farmi morire di depressione, non è che hai magari una soluzione definitiva per questi starnuti? Io un rimedio ce l'avrei. Ho letto in internet che stare a testa in giù per mezz'ora grazie alla circolazione del sangue libera le vie respiratorie. E funziona davvero? Pensaci bene, hai mai visto un pipistrello che starnutisce? No, in effetti no. Ciao Vic. Ciao. Hai anche tu il raffreddore? No, ti sto solo pigliando per il culo. Vabbè, io vado in ospedale. E io rimango ancora un po' qui. Magari se passa Silvietta riesco a vedere se porta gli slip. Mi scusi. Mi dica. Ma mica visto quel ragazzo un po' in carne? Quello coi sopracciglioni? Quello simpatico, educato? Ecco, Caterina, lui è Paolo. Paolo, la mia sorellina. Ma chi? Paolo Nois? Sì, è sì che io lo chiamo l'igienista. Mi ha chiesto di prestargli il detersivo per pulire la sua scrivania. Gli ho detto, ma no, gliela pulisco io. E invece lui ha tanto insistito. Ma un ragazzo così a modo? E solo che non me l'ha più restituito. E deve farci un po' attenzione a questo detersivo, perché è irritante. E sulla pelle brucia un sacco. Ciao Vic. Ciao Paolo. Gradisci del tè freddo? Ma dai, grazie. Figurati. Salute. Le banconote. Banconote! Nelle banconote, dentro la filigrana c'è il nickel. Tutte, è una roba tutte. Tremenda, ti fa malissimo. Aspetta. L'orologio è una roba pericolosissima, dammela a me! Dammela a me! Mi scusi, mi scusi un attimo. Vengo con lei giù. No, zia, rimani fuori da questo ascensore, ok? È meglio per me, per te, per tutti. Non entrare in questo ascensore, ok? Maledetto boia, ciccione schifoso d'un boia, straboia, te ladro maledetto bastardo di orologi, boia te e anche boia la tua sorella, quella schifosa che mi ha fatto bere quel boia di detersivo, lurido schifoso, boia tutti. Cos'è sto? Sarà un allarme antincendio. Vuoi un tè verde?